Benvenuti ragazzi nella parte finale di Alone in the Dark, la parte 7. Adesso avremo a che fare con la battaglia finale contro Pickford o Elia Prex o Ezekiel, come cavolo si chiama. Adesso ragazzi dobbiamo per forza entrare in acqua e la lampada si è spenta. Facendo molta attenzione a evitare le fiamme che ci sta lanciando il nemico, ci posizioniamo davanti all'ara, evitando anche il mostro d'acqua. Posizioniamo prima di tutto il talismano per rendere, diciamo, Pickford vulnerabile e non spara più neanche i colpi. Adesso, ragazzi, utilizzate l'accendisigari e automaticamente la torcia si accenderà. Avete visto, la lampada è accesa. Posizionatevi davanti a lui, guardatelo per l'ultima volta e lanciategli finalmente la lampada petrolio. Adesso il nemico ha preso fuoco, ragazzi. È il momento di lasciare questa villa maledetta. Ormai lui è morto e l'incantesimo si è rotto. Questa grotta sta crollando e tutto adesso è nelle nostre mani per fuggire da qui. Quindi prendete questa scorciatoia che state per vedere. Immediatamente aprite l'inventario e utilizzate subito l'uncino, premendo anche spazio. Perfetto, una volta aperta, correte subito verso l'uscita. Così abbiamo praticamente saltato il labirinto, perché sarebbe risultato troppo lungo da percorrere, di conseguenza la strada avrebbe potuto crollarci addosso. Velocemente adesso cerchiamo di uscire da qui. L'unica cosa che vi chiedo di fare attenzione, dove adesso non c'è però pericolo che le cose ci cadano in testa, è camminare sul pontile, ragazzi. Facciamo molta attenzione a camminare perché, ripeto, se Carnby qui cade, automaticamente avviene il game over. Elia Pickford, o Ezekiel Prez, sarà sconfitto, ma anche noi abbiamo perso la vita. E dopo essere arrivati sino a qui ne vale la pena morire? Io non credo proprio. Quindi ragazzi, se ci tenete a vincere il gioco, camminate lentamente e anche se avete problemi, così cadete pure in acqua perché ormai tutti i mostri marini sono stati sconfitti. E quindi non c'è più motivo di avere paura, di nemici non ce ne sono più. Ora corriamo perché adesso vabbè le travi si possono anche crollare, cadere in acqua. Arrampicatevi velocemente e correte ancora. Per chi non lo sapesse, per correre basta schiacciare due volte il tasto su della tastiera, per chi non lo sapesse. E per combattere basta premere spazio più su. Vabbè, avrei dovuto dirlo nelle prime parti, però mi sono scordato e ne chiedo scusa. Adesso percorrete nuovamente la via che avete utilizzato per venire qua. A un certo punto arriverete nel punto dove c'è da saltare, potete anche buttarvi in acqua senza nessun problema. Perché tanto la strada da percorrere è quella che avete visto in precedenza, basta entrare lì anche nella grotta stessa. Nella grotta stessa e finiremo ancora dove c'era il pontile. Nella strada che avevamo utilizzato praticamente prima, adesso se vi ricorderete. Ora fate il giro opposto senza nessun problema. No, non qui, scusate, ho cannato io. Neanche qua è perché è quella che abbiamo utilizzato prima. Sì, dovete procedere qua verso sinistra, in modo tale da utilizzare sempre la via del Ciotoniano. Ovviamente anche il Ciotoniano adesso è stato sconfitto, miracolosamente scomparso. Quindi le vie per questa strada qua sono libere. Adesso, ragazzi, vi facciamo un passo indietro. Vi ricordate che c'era un passaggio che avevamo liberato nella cantina, spostando delle botti? Ecco, adesso noi dobbiamo procedere per la strada inversa, in modo tale da uscire appunto da quel passaggio segreto. Quindi ragazzi, ecco cosa serviva a spostare il cuneo e i barili. Quindi ragazzi, quella è la via d'uscita. Adesso mi sono perso un attimino, perché ho commesso un piccolo errore, ma adesso la strada l'ho ritrovata. Meno male, ho avuto modo anche di commentare e di spiegarvi. Prendete questa strada a destra e proseguite sino alla fine. Vedrete un piccolo passaggio adesso, eccolo lì, e non esitate a entrarci. E vi do anche un piccolo consiglio: quando aprite la strada dalle botti, così anche se vi entrate Carnby, lui vi uscirà automaticamente. Perché non possiamo accedervi da lì, ma era soltanto un modo per fuggire. Adesso usciamo dalla cantina.
E ora siamo di nuovo nella villa, cioè nella villa, diciamo, nel primo piano. Adesso, ragazzi, uscite pure dalla porta finale, che ormai il ragno, la creatura che la bloccava, non c'è più. Possiamo uscire tranquillamente. E adesso, ragazzi, la strada è fatta. Abbiamo terminato il primo Alone in the Dark. E adesso Carnby tirerà un respiro di sollievo perché finalmente è riuscito a uscire da questo inferno. Piccolo colpo di scena, ragazzi, non pensate male, non preoccupatevi perché Carnby tornerà sempre, sarà sempre presente. Non badate al taxista simpatico perché alla fine si vede che è una creatura, uno zombie. Una piccola beffa che ci ha lanciato la Infogrames, perché in teoria Carnby avrebbe dovuto morire qua. Poi la Infogrames ha visto che il personaggio e le vendite di Alone in the Dark erano state veramente alle stelle. Era un personaggio piaciuto, un gioco molto gradito e molto giocato proprio anche, che ha avuto delle vendite pazzesche sia a livelli floppy. Poi le riedizioni CD-ROM avevano gradito tantissimo, tanto vale che la Infogrames aveva realizzato la trilogia completa, più altri poi seguiti che noi conosciamo stesso. Quindi Edward Carnby è un personaggio che in questo storia qui non muore, anche se effettivamente volevano farlo morire. Ok, ho detto tutto. Detto questo, il gameplay è terminato. Spero che il commento vi sia piaciuto, non sia stato noioso. E ci vedremo nei prossimi gameplay. Mister X vi saluta e vi ringrazia per avermi ascoltato. Ciao a tutti!